Massaro, responsabile Plastic Free Matese. Siamo al termine di una giornata bella che ha riunito oltre 300 volontari per la raccolta di plastica sul lago Matese e nelle aree circostanti. Traguardo ma anche una sconfitta. È un traguardo ma anche una sconfitta alla fine, però quello che ci fa essere positivi e vedere tutta questa gente che ha voglia di cambiamento. Il cambiamento lo possiamo fare soltanto attraverso di noi stessi e questo evento ci conforta, perché alla fine la delusione di trovare tutto questo materiale, purtroppo non solo plastica ma anche tant'altro, molti ingombranti e che stanno qui da decenni, purtroppo abbiamo preso anche dei barconi che erano all'interno di fossati e è stata una delusione, però quello che ci dà forza è vedere tutta questa gente che sta insieme a noi oggi. E Plastic Free per l'ennesima volta è riuscita a trasmettere un'energia positiva. Grazie. Grazie a voi. Plastic Free Matese, siamo con l'avvocato Vincenzo Geffatti, presidente del Parco regionale del Matese. Bilancio a caldo sull'evento affollatissimo di questa mattina. Una giornata straordinaria, forse epica. Dobbiamo soltanto ringraziare questi volontari che con coraggio e passione ci aiutano a rendere il Matese sempre più fruibile. Veramente una giornata storica. Grazie.